No, ma tu mi devi spiegare perché siamo arrivati qua alle 6:30 della mattina, come due ebeti, davanti a questa banca, e perché non hai parcheggiato là davanti poi, non capisco. No, lì davanti no, assolutamente. Lì è il posto dei signori banchieri, così li irritiamo i duchi conti. Ma perché non siamo arrivati alle 8:30 come le persone normali? Se passano i carabinieri ci vedono come due persone sospette. Oh, la mia è tutta una strategia psicologica. Il direttore appena mi vede capisce con che persona ha a che fare. E poi, che vuoi? Con una persona con tutti questi sani principi come me, non so se mi spiego. E sti cazzi! Ma io non penso che arrivi prima dei suoi dipendenti. E poi speriamo non vada in profondità, perché se capisce la persona seria che sei... Oh, io sono una persona seria, nome dei valori. E poi, ho fatto una promessa al mio babbo. Figlio. Figlio. Figlio della gran mignotta, dove stai? Sto qua, dimmi, piano. Di tutti i figli miei, tu sei l'unico che non ci ha mai avuto voglia di fare un cazzo. Papà, ma che mi dici? Promettimi una cosa. Vai avanti, sai che puoi chiedermi qualsiasi cosa. Te devi diventare commendatore. Commendatore? Ma è impossibile, papà, avanti. Sì, lo devi promettere per l'anima mia. Ebbene lo farò, costi quel che costi. Per l'anima santa degli mortacci tua. Oddio, a papà, schifo, aiutate. Commendatore vuole diventare. Sì, il più giovane commendatore d'Italia, beh. Il più giovane coglione d'Italia. Guarda, mi sa che con te sono capitata proprio dalla padella alla brace. Buongiorno. Proprio risveglio, come dire, del cazzo, proprio del cazzo. Risveglio. Buongiorno Fred e buongiorno Bruno. Buongiorno dottore, è mattino. Si svegli. Dottor Pippetti, alzi il culo dal letto, i pazienti l'aspettano. Dottore, porti sulle sue luride chiappe. È tardi. Thank you.
Avanti. Buongiorno. Buongiorno, Ladiere, senti, senti. Cosa ti disturba oggi? Dottore, il colesterolo alto. Come al solito, colesterolo alto, la glicerina sballata, i tricicli fuori norma, e penso che devi curare pure le vene vanitose, vero? Dottore, siete un mago, come lo sapete? Sono un mago, vieni qua sempre per le stesse cose. Comunque prenditi una pastiglia di Levolas al mattino, una di Transin al pomeriggio e metà di Varix alla sera. E dottore, sempre gli stessi. È sempre gli stessi, se tu vieni qua per le stesse cose ed io non ti posso dare le stesse medicine. E comunque sei giovane, sei un ragazzo, tu sei fissato con queste cose. Sì, ma adesso vai via, mi disturbi, vai via. Prego, avanti un altro. Mi scusi, ma quante volte le ho detto di non riempirmi lo studio di fiori? Avete ragione, dottore, ma mi costringe. Chi? Buongiorno, è calmo con i miei attendenti. Siete il mio idolo. Il fascino del potere. Ma chi è? Un abitante di San Sedere. Si vede dalla faccia, E ogni giorno è qui. Ogni giorno? Tutti i giorni solo il sindaco può entrare nello studio del medico. E adesso vai via, disperazione della mia anima. Sì, ma ogni giorno pure tu sei qui. E non mi sembra che tu stia così male. Vabbè, ma io sono il sindaco. E poi una controllatina tutti i giorni non è che faccia male, Vabbè, tutta sta differenza non la vedo. E basta, basta questi fiori, basta! Scusalo, ma ogni tanto si impalla. Interessante, professor Lippolis. Interessante, buona. Ma a me non serve un militare. E allora perché mi avete chiamato? Siete stato segnalato e vi ho chiamato, ma... E allora è inutile che perda tempo con queste insulse lungaggini. Ma no, professore, mi sono spiegato male. Vede, a me non serve un militare. Mi siete stato segnalato dalla signora Gervasis, una mia carissima amica. La lavandaia. Anche lei conosce la lavandaia? La figlia. Infatti la figlia dice che siete un professore duro, anzi durissimo. Così dicono. Con la nuova scuola i presidi possono richiedere i professori che vogliono, grazie alla segnalazione della mia amica. Sarà un compito molto arduo. Oh mamma mia. Questi ragazzini hanno fatto scappare tutti gli alunni e tutti i professori delle altre classi. Proprio tutti? Sì, a uno di questi ero troppo affezionato, guardatelo lì nel portaritratto. Quel menagramo lì, con quel papion che porta scalogna? Sì, Augusto Piccin, era come un figlio per me ed è scappato come un disperato e non è tornato mai più. Sarà morto, poverino. Onori al camerato Piccinni, morto per la patria. Ma cosa fate? Spero di no. Andiamo che vi faccio vedere la classe. Basta! Prof, devo finire le palline. Proprio come immaginavo, una classe senza regole. Slega il nano! E voglio anche immaginare che avevate fatto la stessa cosa con quel poveraccio lì. Come si chiamava? Augusto Piccinni. Ecco, anche con quel poveraccio lì abbiate fatto la stessa cosa. Sì, professore, una volta abbiamo giocato pure all'Isis con lui. E avete fatto bene, perché vestiva come un damerino da caffè Chantal viennese. Basta ridere! Scemo, 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 scemo! Avete visto? Sono fatti così. Ah, sono fatti così? Bene. Mi divertirò. Si divertirà lui. Ma guardalo con le braccia qua, sembra la bella statuina. Ma è fantastica. È ammaestrata bene. Avete chiamato il proprietario del vicino circo per denunciarne la scomparsa? Io non sono una scimmia, sono Eleonora Razzo, la figlia del sindaco Razzo. Ah,
perfetto, di quel corrotto all'ingrasso. Adesso si mette male. Non ti permettere, altrimenti ti faccio sbattere in Africa ad insegnare in mezzo agli Zulu. Fuori, 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 fuori. Visto? Ho il controllo della classe. A te non ti cagano di striscio. Vediamo come avrai il controllo della classe. Ma che, mi vuoi minacciare con un taglierino? No, lui no. Farò quello che dici, ma lui no. Adesso si mette male. Flessioni. Tutti! Fate quello che dice. Ma pure io, professore. Voi no, almeno per il momento. Schiaccerò questi fastidiosi atteggiamenti che mal si adeguano alla gioventù che deve essere. Prenderò in ostaggio con me lo sacchiotto dal nome esotico, Bubu, e lo terrò come ostaggio restituendomelo soltanto una volta che avrete dimostrato di esservi adeguato ai comportamenti che fanno la giusta gioventù. Ma insomma, sindaco, è la quarta volta che siamo qui con sti permessi. Ascolta, non si può fare, è una cosa impossibile, non è possibile. Ma scusi, abbiamo portato tutta la documentazione, fin dalla prima volta. Ecco, infatti quello è il problema. Secondo me la documentazione non è completa. Ma cosa sta dicendo, sindaco? È tutto al completo, guardi. Siamo giunti dallo statuto dell'associazione fino al progetto dell'intero stabile. Addirittura abbiamo stabilito dove devono essere collocati gli alberi attorno all'edificio. Ecco, e infatti quello è il problema. C'è un alberello in più. Ma se il problema era l'alberello, lo togliamo. Guarda, il problema non è l'alberello, è... Vi dico la verità, qual è? Sindaco, a sto punto ce la dica la verità. Guarda, sto avendo un mucchio di problemi ad assegnare quel terreno, perché molto probabilmente ci dovremmo far nascere la Basilica del Santissimo Sasso di San Francesco, ecco. Beh, ma allora ci dia una parte dei beni sequestrati a Don Ciccio Balsamo. Sì, i terreni di Don Ciccio Balsamo. Quelli non si possono toccare. Chi tocca quei terreni si incendia subito. E te pareva? Ma allora dateci quelli vicino al centro commerciale. Il centro commerciale, quelli vicino al centro commerciale non si possono toccare perché deve nascere la concessionaria della Volkswagen. Beh, ma almeno quello vicino alle scuole elementari sì. Sì, quelle delle scuole elementari non è possibile perché le abbiamo appena assegnati a un suo paesano, del resto. Un certo Flavio Briatore. Sì, ci deve fare una piscina, la chiamerà il Piscionaire. Hai visto? Hai visto? Come volessi dimostrare? Te l'avevo detto io, figurati. Fermi tutti, fermi tutti. E spegniamo il condizionatore perché secondo me non è che... Sì, va, sì. Sì, sì, magari. Faccio pure come pare. Pausa banana. Pausa banana. Il bananaro. Il sindaco bananaro. Cioè, ti rendi conto? E mi parla di Briatore e del suo Piscionaire. Mio Dio, voglio morire. Signor sindaco, pensi a questi poveri anziani. Tanti vivono solamente con 250 euro al mese e altri neanche la prendono e sono pure malati. Signor sindaco, la prego. Stiamo parlando di persone che hanno fatto dei sacrifici per un'intera esistenza. Sa cosa vuol dire per loro avere finalmente un centro ludico-ricreativo dove ritrovarsi con gli amici anziani? Guarda, secondo me manca qualcosina. Sicuro, signor Sicuro. Sindaco. Manca qualcosina. E non può farla qualcosa? Vediamo subito. Ma secondo me ancora... Sindaco, non è proprio certo che manca questo qualcosa? Beh, ma come si può fare? E sindaco lo faccia, questo qualcosa lo faccia. Si può fare. Io sono un sindaco propenso al bene, sono pieno di bene io. Ma io ero certo, sindaco, che lei in fondo ha un gran cuore, un cuore così ce l'ha. E non solo il cuore. Il merito è tutto del segretario qui che ha saputo trovare, diciamo così, le parole giuste. E beh, non è un fatto nuovo che io sia avvezza a questi circuiti. Per me non è una novità, sono addentrato ormai nel meccanismo, so come vanno certe cose. Questa è la verità, collega.
Vabbè, allora io vi devo lasciare, sì, è stato un piacere. Cose, tanti auguri, tanti auguri. È stato un piacere. Arrivederci, sindaco. Arrivederci. Grazie, mio sindaco. Non si preoccupi che... Ok. Sì? Uè, don Alberto Giussani. Don Alberto Giussani era il fidato segretario del corrottissimo vescovo di San Sedere, Sua Eminenza Basilio Zinzi. La leggenda del Santissimo Sasso su cui si sarebbe seduto San Francesco di ritorno dalle crociate fu una bugia inventata da ferocissimi affaristi interessati alla costruzione dell'omonima basilica per la costruzione dei loro terreni. E buongiorno, mi dovete scusare se vi ricevo in questo luogo angusto, ma la banca è in ristrutturazione. Ditemi tutto, cosa posso fare per voi? Andiamo al sodo, direttore. Questo prestito c'è? O non c'è? O non c'è? Come non c'è? C'è. Di cosa stiamo parlando? Ma come? Stiamo parlando che siamo già venuti 4 volte a portare la documentazione e gli abbiamo mandato 4 email. Di cosa stiamo parlando? 4 volte siamo venuti, capisce? Il suo ragazzo ha ragione, ma sa, ho avuto una giornata difficile. Ma sono le 9. Le 9, sì. Le 9. Ah, e vengo subito. Non vi muovete, Mi sa che ce l'ho in pugno. Io. Sì. Sì. Andiamo. Oh, sta arrivando, sta arrivando. Bene, si parlava di un prestito. Esattamente. Abbiamo le garanzie? Che garanzie? Ogni banca che fa un prestito chiede delle garanzie. Direttore, come garanzie potrei esserci io. Ma no. Oppure potrei adoperarmi come suo zerbino personale. Ma no, avete qualche assegno in protesto? Di solito protesta lei, perché io... Qualche altro prestito in un'altra banca? Ci prestiamo entrambi, però niente di così, come dire. Fuori! 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 Ho detto fuori! Pazienza, arrivederla, sti direttore. Guarda tu. Pronto? Pronto? È il tuo caro partitino che ti chiama. Dottore illustrissimo, buongiorno. Se non ci facessimo sentire noi del Partito Democratico di destra e sinistra, tu non daresti cenno di te. No, avete santità, è che purtroppo il tempo mi frega, la banca mi assorbe totalmente. Cazzate. Volere potere. Sai cosa dobbiamo fare per le elezioni comune tra un anno, vero? Dobbiamo toglierci le vie di quel tavano di Marco Antonio Razzo e mettere il nostro pupillo al suo posto. Ma quanti soldi dovrei concedere? Tanti soldini. Il nostro nuovo pupillo ci permetterà di mettere le mani sul business degli sbarchi clandestini e sui terreni della città. Il futuro della Calabria si gioca a San Sedere. Il nostro futuro, ovviamente. Sì, ma se mi posso permettere, non mi sembra il caso di parlare così al telefono, sa? Le intercettazioni, i magistrati. Che cosa me ne frega? Tra l'altro, io ed il presidente dell'Associazione Naturale Laterale Magistrati siamo cresciuti insieme e ci dividevamo i piaceri e le migliori donne. Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano? Vabbè, stavo ascoltando Battisti. Dunque, datti da fare e pianifica tutto. E mi raccomando, se non vuoi vendere banane in spiaggia. Arrivederci, eccellenza. Ricciardi, sei stato tu? No, professore. E mani calore. In ginocchio. In ginocchio. Minchia, che palle. Sono 5 giorni che vengo qua e non avete ancora imparato a conoscermi. In compenso, io vi conosco perfettamente. Potete chiamarmi professor Temistocle Lippolis,
professor Lippolis o Lippolis il Terribile. Caridi, faccia da traditore. Professore, non ho fatto niente. Alla cattedra. Su, forza. Punito. No, professore, la maschera di Berlusconi no. In ginocchio. Che cazzo. Ci sono due cose che dovete fare per andare d'accordo con me. O che voi facciate quello che dico io, o che io vi faccia fare quello che dico io. Senti, cretino, se hai intenzione di trattarci come dei soldatini, meglio che te ne ritorni in caserma da dove sei venuto. Donna, mai le italiche donne si lamentano come lamentose suffragette. Dammi qua, che ti fai male! Chi sei tu, o perfido folletto? Sei per caso forse una spia comunista? Inviato dai rossi per sapere le mie mosse? Qual è il tuo nome, o perfido? Baldassar! Come? Baldassar! Che? Baldassar! Non ti capisco! Parli in codice! Veramente bene le ammaestre di rossi e le loro spie! Pietà, pietà! Farò tutto quello che volete! Benissimo! Allora tu sarai la mia spalla. Prego. Tu sarai il mio attendente. Io ti darò un nuovo scopo di vita e una nuova via. Grazie. Lippolis, i ragazzi sono scappati terrorizzati. Ma cosa è successo? Preside, essi hanno tentato un ardito colpo di mano, mi danni, ma hanno perduto. Ma non mi dite che l'avete menati. Ci denunciano. Preside, non sia pavido di fronte agli eventi. Chi si arrende è perduto. Se lo dice lei... Caro mio, purtroppo stasera ti devo dare buca. Ho degli impegni con le mie donne, sai? Come? Melania. Quella è stata già passata a dovere. Miriam, la figlia dell'avvocato Paparuzzi. Quella l'ho già paparuzzata a dovere. Ho degli impegni con due donne, non una, due! Dottore, e quando cazzo mi chiamate? Sono qui stamattina, poi dici che gli stimo, ma ne ho la madonna. E come ti permetti? Non è mica casa tua. Fuori di qua, anima! Buongiorno dottore, è mattino, si svegli. Dottore, stamattina ci vorrebbe cazzo. Proprio un bel massaggio da una fisioterapista. Buonasera, dottoressa D'Ercole. Salve, dottor Pippetti. Dunque, oggi siete un mio paziente? Eh sì. È da un po' di anni che non ci si vede. Ho saputo che è diventato il medico più importante della città. Eh sì, grazie agli insegnamenti del suo povero defunto marito. Me lo ricordo tuttora. Era il mio insegnante di università. Povero, sono 4 anni che è morto. Ma su, ditemi, cosa vi blocca? Sì, ma mi aspettavo uno studio di fisioterapia, ma vedo che è un angolo di fitness. Perché io concepisco la fisioterapia in maniera libera. E in che senso? Adesso te lo dimostro. Va molto meglio. Ma non è finita qui. Bisogna fare un piano riabilitativo più completo in modo che in futuro non si ripresenti più questo problema. Ma possiamo darci del tu. Ma certo. Allora cosa devo fare? Se vuoi posso chiamare mio figlio. È un maestro del fitness. Va bene.
Piacere, dottor Pippetti. Piacere, Achille. È un maestro dell'allenamento muscolare, ci penserà lui a te. Ok, vediamo, mi metto d'accordo con te o con lui? Con me. Calma, calma, Terminator. Inizieremo subito le sedute, puntualità e serietà. Achille! Perdonalo, Pericle, sembra un po' burbero, ma in realtà è un orsacchiottone. Alla faccia. Comunque per le sedute in palestra ci devo pensare. Quelle con te, vediamo. Ci conto. Eh no, calma, calma. Ma che sono scemo? Non male questo dottor Pippetti, non male. Prego, avanti. Ah, buongiorno, eccellentissimo, prego, si accomodi. Buongiorno. Buongiorno. Come va stamattina? Come si sente? Bene. E il vescovo? Come sta il vescovo? Bene. Dunque, mi dovevate parlare della progettazione della Basilica del Santissimo Sasso di San Francesco? Vedo che lei eccelle anche nei movimenti. Sì, tutto. Il vescovo sa scegliere i suoi collaboratori. Ecco qua il progetto, una meraviglia di progetto. Va bene, allora può dire al vescovo che io sono a sua completa disposizione, bene, può stare tranquillo. Allora la ringrazio, dia presto. Sì, pace, bene, Dio, bene. Sì. Mi auguro di vederti presto, quando prima. Buona serata. E dica al vescovo di stare tranquillo. No. Gesù. Certo che senza soldi e senza prestito, sto villaggio, come me lo costruisco? Dico, come me lo costruisco? Mamma mia, te passa la voglia. Questi direttori proprio una merda totale, sempre. Mamma mia. Oh, ma che stai a raccontare, i cazzi tua? Ecco, te pareva. Quando pensi di essere solo, te spari le meglio figure del merda. Che ce può fare? No, ma si figuri, ma sa, curiosità è donna. E per me è troppo forte. Ma noto una cadenza me familiare o sbaglio? Sì, sono di Roma pure io. Nomentano? No, salario. E tu? Scusi, lei? Diamoci del tu, tanto siamo coetanei. Comunque sono d'Ostiense io. Ah, Ostiense, ci andava mio padre a comprare il pesce da Nicoletto. Nicoletto, ma eravamo così da bambini, ci abitava a due passi, terribile. Ci tu e non t'ho mai visto. È che non se siamo mai inculati, mi perdoni il mio raffinato eufemismo. Comunque stavo qui da solo a passeggiare in cerca di brillanti idee. Passeggiatina? E andiamo, va. Visto che sei in cerca di idee brillanti e di raffinati eufemismi, ora pinna il culo e mi offri un caffè. Delicatissima proprio, prego. Giovane puledra con l'anca sbilenca, come piace a me, bel culetto, mandolino, spaghetti. Ammazza, oh, interessante storia da vita tua, praticamente ne hai fatto un cazzo. Vabbè, non esageriamo, in effetti. Però te voglio aiutare, più che altro perché chi cazzo te lo fa fare a creare sto villaggio qua giù? Non è chi me lo fa fare, è che devo mantenere una promessa fatta a mio padre. Vincere o morire, ma come farò, come? Conosco Romualdo, so come prenderlo. Lui vuole solo essere adulato. Adughè? Vabbè, comunque fa come te pare. L'importante è che lo fai sentire al meglio, sai? No, qua ci devi riuscire tu. Io devo stare a strada, poi tocca a te. Ma come faccio? È letteralmente impossibile. No, non ho bisogno di aiuto. Non si può fare. Vieni a cena e cerca di conquistarlo lì. A lui piacciono le persone originali che sanno sorprenderlo. Conquista la sua simpatia e avrai lui il prestito, no? No, lui puoi tenertelo tranquillamente. Mi accontento del prestito. Allora ci vediamo venerdì a casa mia? E mi raccomando, puntuale. Obbedisco! E come? Mazza che roba. Questa viene montata meglio dalla panna. Quanto sei vocale. Bella bambina. Ma una bustina dei cazzi tua no, eh? Caffettino. Senti, basta, ok? È l'ennesimo professore che faccio andare via da scuola. Sì, ho capito, ma questo è il peggiore. Voglio la sua testa. Ascolta, sono tempi difficili. Ti illustro la situazione, piccolina mia. Tuo papà non ha più il potere di prima. Gli stanno arrivando avvisi di garanzia a raffica. Come gli aerei all'aeroporto di Londra. Uno va e uno viene. Tuo padre non può più intervenire. Addirittura. Esatto. Mandalo a parlare con il preside, piccolina mia. Non potrò più collegare la mano più di tanto. No, non mi chieda questo.
Non glielo devo chiedere, io le chiedo questo e altro. Io non faccio il preside per carriera, ma per passione, capisce? Lei da poco tempo presiede in questo istituto. E allora? E deve capire ancora molte cose. Mi sa che io ho capito fin troppe cose. Quello che lei deve capire è che questo deve essere trasferito. Beh, vede, questo mi risulta impossibile. Posso parlare con lui per fargli abbassare i toni? Voglio parlare con questo Lipsis. Lipnis, come cavolo si chiama? Lipolis, Lipolis. Sto venendo a scuola. Ma no, non si disturbi, provo io a fare una chiamata. Argentieri, mi chiami Lipolis e lo faccio venire in ufficio da me. Come? È già andato via. E lo chiede a me se deve fare il saluto fascista. Lo trovi, glielo facci e lo mandi da me. Ah, è andato via. Al momento è rintracciabile, signora. Inaudito. Buona giornata. Pensa che roba. Scusi, scusi, ma non è lei Lipolis? Così dicono. E pertanto dunque lei è la nuova scolara? No, sono la moglie del sindaco. Ah, ma io non faccio corsi serali. Senta, io non sono né una ragazzina, né ho bisogno di corsi serali. Sono venuta a parlare con la di mia figlia. Ah, lei è la mamma di quell'indisciplinato babbuinetto? Ma io riuscirò a domarla. Ma come si permette? Lei è un civile buzzurro. I vostri insulti non mi toccano, anzi, permettetemi di complimentarmi per la vostra fresca e smagliante sensualità che mi avvince. Il vostro corpo è come quello di una cavalla. Il vostro sorriso ha il bagliore di una mitraglia. Ma davvero? Certamente. Ma come si permette? Io sono la moglie del sindaco Razzo. Marcantonio Razzo. E mi raccomando, tratti bene mia figlia. Che donna, che fascino, che fresca sensualità. Chissà se farà l'amore alle spalle del marito. Che pensieri strani che mi vengono! Ah, Ines, ma ti rendi conto cosa mi stai chiedendo? Questo non c'ha una lira, non ha un progetto serio, non ha garanzie. È un morto di fame. Vuole costruire il villaggio per diventare commendatore. Ma non vedo cosa ci può essere così sciocco. Quando ero ragazzo ho detto a mio padre che volevo diventare banchiere. Sai che mi ha risposto? Vai a zappare. Fantastico, e quest'ora che c'è? Per farti capire che per certe cose è necessario fare sacrifici. Bene, ma ora dimmi una cosa. Di tutti questi sacrifici che hai fatto, che hai raggiunto? Sono direttore. Sì, tenuto al cappio del direttore generale. Quel sicofante del PDDS che ti utilizza solo per i suoi scopi politici. Sono solo chiacchiericci. Guarda che si dice in giro che le filiali da banca tua in tutta Italia verseranno enormi somme di denaro per i suoi tornaconti e per tutte le porcate annesse alle varie elezioni politiche. Tra un anno ci staranno le comunali a San Sedere. Amore mio, io non ho via d'uscita. Se non faccio quello che mi dicono, finisce che andrò a vendere banane sulla spiaggia. Ma almeno hai favorito un ragazzo onesto e non la manica dei figli di puttana. Ascoltamela buona volta. Mi trovo in una posizione scottante. Sono tra l'incudine e il martello, o tra la padella e la brace. Quelli della banca mi scotennano. Se solo farò una cosa del genere, non oso neppure immaginare. Però Ines ha ragione. Devo recuperare dignità. Per anni ho fatto lo zerbino, ho trascurato affetti, amici, valori importanti per nutrire st'ambizione. Mi rifugio in altre cose per prendere coraggio. Ma basta, dovrei vergognarmi. Inviterò questo ragazzo a cena. Forse è un mezzo che mi manda il Signore per cambiare il mio destino. Ma sì, proverò a cambiare. Sì, sì. No, assolutamente, tieni l'Arcardo, ma che sta a scherzare?
Io comunque sto andando a cena dal direttore di banca. Finalmente rimedio il prestito. Sì, che poi una volta rimediati i soldi possiamo partire alla grande, no? Perché i costruttori, modestamente, ci sono e siete... Sì, voi, senza complimenti. Poi li permessi, se ce li abbiamo. Finalmente partiremo con quest'oasi del Mediterraneo. Non vedo l'ora, che meraviglie, che meraviglie. Vabbè, ora fammi andare che devo scappare, se no faccio tardi. Ciao, ti richiamo. Eccomi! Indovina con chi ho appena finito di parlare? Con chi? Con l'intermediario dei costruttori. Sta andando tutto a gonfie vele. Gonfie vele è un cazzo, ma come te sei combinata? Ma questo è il mio vestito di carnevale, ho vinto il carnevale 2016! Amico, dovevi andare al carnevale de Rio, mo. Comunque vatta a cambiare perché sennò famo una brutta figura con quelle. Quelle gente è di un alto ceto sociale. Ma ho dimenticato il passaporto in camera ed è impossibile aprirla, quindi andiamo! T'aprirei a te, ma non mi fa parlare bocca santa. Vabbè, andiamo, per questa volta t'è andata bene, va. Andiamo, andiamo! Mamma mia, chi te se tromba così, fia mia! Cioè, più te guardo e più mi fai schifo vestita così. Ma scusa, ma tu mi hai detto che mi dovevo rendere simpatica al direttore? Sei proprio una merda. E buonasera. Buonasera, cara, come va? Vieni. Ecco, va bene, lei è la mia cosa, Lila. Oh, ma che ti sei trovato una negretta? Ma quanto è bellina, col costume tipico poi. Dagli, faccia una danza. Questa ragazzo, ma dov'è il nostro illustrissimo direttore? Sta al bagno, il giovanotto è lento a prepararsi e si deve sbrigare. Intanto beviamo se un aperitivo, va? Io sto messa male, ma questa è messa peggio. Stai zitta e non fare storie, dai. Sì, fai sì, la simpatica. Sì, sì. Oh, dove l'ho lasciato? Non mi dire cazzo che l'ho lasciata in ufficio. Se se ne accorge la donna delle pulizie sono rovinato. No, forse l'ho lasciato nella giacca. Vabbè, non disperiamo. Non disperiamo. Allora, bella mia, che ne dici dalla tavola? Bella, bella, molto scenografica, con un gusto, diciamo, quasi barocco. Ma che ragazza simpatica e brillante. Negretta e pure spiritosa. Ma io non sono negretta. Ma non ti preoccupare. A noi le persone etniche ci piacciono. Aspettatemi che vado a chiamare il conte che sta in bagno a fare i vermi. Ecco qua il mio elisir. Oh! Ma che stai a fare? Devo sbrigo che ti stanno ad aspettare! Sono pronto! Ma che ti sei frascato, il burro d'arco? Ah, il burro d'arco, eh sì, non lo vedi? Persone etniche, ma... Ma che personaggi singolari conosci? Cerca di stare zitta perché questo è il mio cavallo di battaglia per arrivare al prestito. Se tu cominci a fare così non arriveremo a niente, quindi zitta, secondalo e basta. Sì, ma a me più che un cavallo di battaglia deve avere la cavalla da battaglia. Beh, pure. Ma te muovi che te stanno ad aspettare? Sto arrivando. Io scavo, tu scavi e gli scava. Noi scaviamo, voi scavate e si scava. Non è un granché di battuta, però è molto profonda. Ma sbellicare mi sono pure indicato, mi fa. Oh, dice Berlusconi che è meglio avere un lupo in casa che un grillo fuori la porta. Oppure uno del PDDS. Beviamoci questo caffè, va? Che si raffredda. Mani mortacci tu e de sto partito de merda. Ah, Ines, ti ho detto che non mi piacciono le battute sul partito. Dai, su, non litigate. Poi, direttore, so che lei basta poco per sorridere. Lei va in profondità coi pensieri. Oh. Molto in profondità! Molto! Bene, allora direi che ci siamo detti tutto. Quanto al prestito non ci sono problemi, solo formalità. Ma quale formalità? Nessuna formalità. Ma certo, che dico? Nessuna formalità. Allora ci salutiamo? Sì. Tesoro, un giorno voglio venire a vedere l'Africa. Ma io non sono africana! Non te devi vergognare dell'origine tua! E poi l'Africa è un mio sogno da bambina! Che idiota! E allora? È stata una cena molto bella. Allora, Figuccio, è stato un piacere. Spero di rimanere. Ci vediamo alla prossima. Sì, però non farti scoprire, Ci vediamo dopo, ok? Mi raccomando. Direttore carissimo, è stato un piacere conoscerla. Il mio numero ce l'ha. Mmm.
Mamma mia, altro che cavalla delle Pampas, questa si me piame smolecola. Ma ancora qua sei? È tardi, dobbiamo chiudere. Arrivo, sto leggendo delle riviste mediche. Ma guarda tu, va. Un giorno o l'altro sarei mio, bastardo! Avanti! Buonasera, signora Marianna. Che sorpresa, stavo per andare via. E di che cosa soffre la nostra fisioterapista? Di solitudine. Di solitudine? Solitudine. Signora Marianna, vada a prendere lo stetoscopio. Pericle. Senti com'è freddo il mio corpo. Cerco un uomo che mi riscaldi. E lo cerchi qua in studio da me? Sono tanti anni che il mio povero marito è morto. E le poche persone che ho permesso di avvicinarmi sono tutte scappate. Spero che tu non scapperai. Ascoltami, è fuori da qui. La professionalità prima di tutto. Stasera, a casa mia. Voglio che curi la mia solitudine, maturata in tutti questi anni. Ok, ok, a stasera. A stasera. Buonasera. Incredibile, Marianna d'Ercole. Era il mio sogno da ragazzino e ora si sta per avverare. Ma sogno? O son destro? Miracolo! Inguardabile, come sempre. E non faccia gesti che le strappo il parrucchino. Si tolga l'apparecchio. Inguardabile uno, inguardabile due. Splendida maglietta con aquila imperiale. E il resto inguardabile. Dove siamo qui a ballando con le stelle? Si metta sugli attenti! Puffetta! Non mi esprimo. Fantastico, non l'avrei mai detto. Troppi capelli! Lei con quale nave sbarcata? Ha il permesso di soggiorno? Professore, io sono italiana! Basta! Bluetto inguardabile e insignificante. Apra la bocca. Apparecchio, togliere. Ricciardi, lei è italianamente superdotato? E adesso... Per la Madonna di Costantinopoli. E che cosa aveva intenzione di fare con questo? Un attentato al tuo stomaco? Non ridete! La situazione è grave. Il vostro compagno, anzi compagno è un termine brutto, il vostro camerata di classe, mentre voi soffrite, implotonati, il sottoscritto vi prendeva in giro, cercando di mangiare questa brioche. E ora, mentre lui mangerà la brioche, voi la pregherete facendo le flessioni. Flessioni, tutti! Il 14 febbraio, giorno che voi chiamate di San Valentino, è universalmente noto per le smancerie e le mollezze da parigino ambiguo, sarà da oggi dedicato all'unico solo amore che pulsa nel cuore di ogni sincero italiano, quello della patria. Vi insegnerò ad essere gli uomini e le donne che dovete essere. Coppia numero uno. Questa scena l'ho già vista in un altro film. Pertanto dunque dobbiamo capire che la città deve essere pulita dalla delinquenza che ci attanaglia
e voi dunque dovete essere tutti disponibili. E pertanto siete d'accordo? Dov'è il nano Baldassarre? È finito in un tombino. Bene, lo recupereremo dopo. Dov'è Ricciardi? Non vedo Ricciardi. Non si riesce a trovare. Traditore! Traditore! Lo sapevo che era un traditore. Pertanto, una parte di voi si dividerà e andrà dietro a Cazzullo, che ha ben meritato i galloni del comando. Gli altri verranno invece con me a purificare la città troppo vessata dalla delinquenza criminale. Sento che qualcosa sta per succedere. Dai, andiamo a palla da biliardo. Sì, poi te la metto in buca la stecca, tranquillo. Razzo, su. Come ampiamente anticipato, oggi verranno premiati tutti quegli allievi che si sono contraddistinti nella giornata di ieri, nella quale abbiamo ripulito la città. Oggi verranno premiati Razzo, Graziani e Polselli, che tra tutti ieri si sono contraddistinti. Primo premio a Eleonora Razzo. Venga Razzo. Prego. Per te questi splendidi pupazzi, Razzo. Oddio, ma che cos'è questa stronzata? Eh sì, ti ricorderanno quale dovrà essere il tuo dovere d'ora in avanti, ossia offrire il tuo romano grembo al marito e figliare figli già temprati dall'acciaio per la patria. Il secondo premio va a Graziani. Aspetti, prima di esultare voglio vedere il premio. Fiere guardingo come un decima mas, complimenti. Per te, un premio oltremodo meritato. Arrivo, professor! Ecco. Duci Predappina, cioccolato 100% autarchico. Dentro ogni ducio, una frase di lui che scalda il cuore di ogni italico. Yuhu! Il terzo premio va a Polselli. Vieni, Polselli. Sbrigati, o perfido molliccio. Ecco a lei. Per te un pasto gratuito al Mac Duces che ho appena inaugurato. In omaggio con il Mac Balbo troverai la figura del Duce in posa volitiva in scalone 50. Calmi, tranquilli, per le prossime esercitazioni. Chi più si appresta, meglio ne giova. E ora vengo a te, maledetto. Ricciardi, avevo intuito in te il germe del tradimento e ciò si è puntualmente verificato ieri quando i tuoi camerati di classe soffrivano per tentare di ripristinare l'ordine della città e tu hai cercato immeritato riposo in giro. Ora per te, punizione orrenda da girone dantesco. Mi alzo in miscela, uffa! Zitto! Mascherina! Grazie, professor. Totti? Diverti? Pensi sia finita qui? Ecco l'ornamento ideale per il traditore, le orecchie d'asino. Troppo gentile, eh? Ora dovrai declamare in greco la versione tratta dal secondo libro delle storie di Tucidide, dal titolo Pericle si accinge a tessere l'elogio funebre dei caduti della prima guerra del Peloponneso. Ma ricordo soltanto le prime due righe. In greco! Thank you.
Pericle. Sei una meraviglia. Sono tutto tuo. Bendati prima. Ah sì? Ti piacciono le cose birichine, eh? Aia! Aia! Prendi, fammi tua. Ma sei fuori, prendi. Ma sei matta? Aia, 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 ma ti piace? Bastardo, vieni qui, dove vai? La donna è mobile, quasi un malvento, nudo d'oceano. Dove vai? Aia, aia, dove aia, vai? E basta, bastardo, Marianna, vieni qua, prendi. Basta, basta, basta. Bastardo. Porca miseria. Aia, 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 ma sei matta? Prendimi, prendimi, bastardo. Dove? Dove? Eccolo qua. Adesso ti posseggo anch'io. Vieni qua. Cosa vieni fai? Qua, adesso ti posseggo anch'io. Vieni qua, vieni. Aia, 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 aia. Mamma. Cosa fai, merdone? Ma che sta succedendo? Vattene via. No, aspetta, 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 aspetta. No, 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 non è come pensi. Non è come pensi. Aia, aia, aspetta. Che palle! Allora com'è andata oggi con quell'animale del tuo professore? Guarda mamma, lasciamo perdere. Stendiamo un velo pietoso. Anzi, guardalo quel pomposo. Mamma? Mamma! Mamma! Sì, 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 sì. Questo sì, questo sì. Perché non ti spogli, porco? Non c'è tempo! Che succede? Che succede? Che succede? Ma che cazzo fa? Vieni qua! Aiuto! Aiuto! Che hai? Ma che hai? Bravo il mio fedele maritino, bravo. E certo, lo sai che ha contestato il direttore dell'albergo che sta di casa, signorinella? Ha fidanzata del povero Figuccio. Quel povero Cristo se ne va a sbatte tutto il giorno in giro per cercare di costruire qualcosa. E tu che fai, pezzo di stronzo? Te la fai con quella sgallettata tutto gentile che sembra che te caschi addosso. Ah però! No, sì, sì, come no, bravo! Bella figura del merda che mi hai fatto fare col direttore dell'albergo. Eppure che la polizia che è venuta a fare accertamenti. Sai bello scandalo che ci sarà in città? Bravo! Mo per figura del merda, per figura del merda, mi trombo il primo che incontro. No, ma stai però, mi ando lei. Il primo no, magari il secondo. E il secondo fu proprio il Figuccia, che raggiungerà lo scopo sessuale, ma non quello finanziario. Scoprirà amaramente che l'assenza per malattie di bigissi dalla banca non gli cagionerà alcun prestito. Urgerà una soluzione. Don Ciccio Balsamo altro non era che il mafioso di San Sedere. Nato bracciante agricolo, si affermò come malandrino alle dipendenze di Don Turuzzo Geraci, fino a prendere il suo posto e divenire uno degli uomini di spicco del territorio. Ecco a voi Don Ciccio Balsamo, uomo che tanto bene ha fatto a San Sedere.
Finalmente, illustrissimo Don Ciccio. Stia comodo, stia comodo. Bene, grazie, grazie. Ah, bellissimo anello. Con questa testa mi sono cresciuto. Ottima bigiotteria. Bacia la mano, Don Ciccio. Don Ciccio. Don Ciccio, bene. Allora, giovanotto. Sì. Mi hanno detto che mi voleva vedere. In cosa posso esserle utile? Sentiamo. Niente di che, mi hanno soltanto detto che lei potrebbe aiutarmi, così io ne ho approfittato. Lei è considerato l'uomo che tutto può e nulla non può, non so se sia vero però adesso. Guardi, per chi vuole farmi un complimento, questo è verissimo. Ma per i detrattori io sono una persona meschina, schiva. Che vuole? Sono quelle persone che quando non arrivano all'uva dicono che è acerba. Ma io li perdono, sono di animo buono. Ben detto, ben detto. Dunque, io avrei un progettino ambizioso, un momento che le mostro. Guardi lei, fatto da me, i miei anni di studio sono serviti a qualcosa. Guardi, guardi. Bene, è un bel progetto. Serve una cospicua spesa, però. Ma per Don Ciccio non c'è problema. Perché? Perché lui è l'uomo che può e nulla non può. Visto? Che ragazzi diligenti! Don Ciccio è veramente sbalorditivo, mi compiaccio con lei. Sbalorditivo. Hanno pagato tutto. Stipendio, tredicesima, quattordicesima, tabelle, disoccupazione. Ma pure i contributi per caso, non per... No, i contributi no. Ma c'è uno che li versa per me. Ma arriviamo al sodo. Lei ha il modello unico? Modello unico? Scusi, ma che le serve? Perché io non... A stabilire il suo guadagno. Sinceramente non ho mai avuto il piacere, non l'ho nemmeno mai fatto, figuriamoci che possa averlo, non mi capisce. No? Allora come facciamo a capire se lei è in grado di restituirci il debito? Se lei ha qualche bene che a noi può interessarci? No, guardi, a questo punto io direi di lasciar perdere, ma non per qualcosa, non c'ho nemmeno una lira, è un brutto periodo. Comunque grazie gentilissimo. Sedetevi, solo Don Ciccio può dire se alzarvi o sedervi. A Leonardo Di Carpi, va bene, con permesso. Lei deve stare tranquillo. Don Ciccio le risolve tutti i problemi. Meno male che c'è lei, Don Ciccio. Lei deve stare calmo e tranquillo. Gran tesoriere? Eccomi, Don Ciccio. Bene, c'è questo baldo giovane che vorrebbe un prestito da noi. Ma non c'ha soldi, non c'ha proprietà. Veda lei se riesce a captare un po' la redditività di questo progetto. Subito, Don Ciccio. Prego. Mi sembra che sia tutto in regola, giusto? Tutto a posto. Ci fidiamo ciecamente, cioè si può dire ciecamente. Bene. Don Ciccio, esaminato il progetto, sono pronto a dirvi della sua rendita. Considerata la grandezza, il numero delle abitazioni, la posizione dei servizi offerti, la redditività di questo villaggio è di 150 milioni di euro a stagione. Ha visto? Non c'era nulla da preoccuparsi. Ma come lei, caro Don Ciccio, l'uomo che tutto può e tutto, insomma, quella cosa lì. Lasci perdere. Con lei ci vediamo domani per definire la cosa. Mentre con lei abbiamo finito. Prego. Dopodomani, entro tre giorni, mi danno i soldi. Se tu inizi a predisporli, così cominciamo subito i lavori. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Un gran tesoriere come te avrà notato qualcosa di strano nella questione di ieri. Sì, Don Ciccio. L'atteggiamento di quel ragazzo. Troppo frivolo. A parte questo. Non ho idea, principe. Io so che quelli sono degli indiani, e gli indiani mi hanno già fregato una volta. E solo per l'intervento di Don Gaetano Zaccheo, che io non feci nulla, che è lo zio di quel ragazzino che gli fa l'interprete agli indiani. Ma Don Gaetano è morto, e ora il nipotino non ha più le spalle coperte. Cosa intendete fare, dunque? Noi il prestito a quel morto di fame di Figuccia, Figaccia, Fighetta, come si chiama? Glielo daremo, perché io so gli indiani dove andranno a mettere i soldi e me li andrò a riprendere. E gli indiani finiranno in pasto ai miei piragna. E Figuccia? Figuccia dovrà ripagarmi degli interessi. Se sono maturati. Giusto, santità. Così il ragazzo sarà costretto a farsi finanziare da quella banca a Monte dei Paschi delle mie parti basse. Colle dei Paschi di San Sedere? Esatto. Quella banca gestita da quel partito di merda che mandò in rovina mio padre, sindacalista, che denunciando i suoi malaffari fu messo a rogo da questo partito. Geniale! Così vi prendete due vendette in uno. Certo, non solo due vendette,
ma noi rifinanzieremo il ragazzo e ci pagherà due volte gli interessi e io ci guadagnerò due volte. Geniale, ma siete sicuro che andrà così? Come ti permette di mettere in discussione una mia idea? Eh? Chi sono io? Babbo Natale? No, mai, mai, voi siete il nostro shogun. Nulla poteva sfuggire a Don Ciccio Balsamo. Si diceva infatti che non fosse neppure umano, ma addirittura un'emanazione di San Michele e che potesse per questo viaggiare nello spazio temporale. Si dice inoltre che gestisse un diario privato con tutti i fatti della Repubblica Italiana degli ultimi 40 anni e che lo usasse come arma di vile ricatto contro coloro che volevano attentare al suo potere, dossier gelosamente e amorevolmente custodito in un cavò sotterraneo e guardato a vista da 10 guardie del corpo, 4 cavaliere templari e 2 coccodrilli del Nilo addestrati a mordere a vista. Cucciami tutta. E dai, eh. Che ti è successo? Ti ha mosso un vampiro? Purtroppo no. Allora, prima di andare via ti voglio dire 2 novità. Dai, spara la cazzata. No, 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 aspetta. Pausa banana? Ma quale pausa banana? Pausa caffè, eh? Ottimo. Prego. Gli ho fatto inserire una nuova opzione. Adesso è attendente. Di più. Ottimo. Con permesso? Dunque, a breve diventerai il presidente dei medici calabresi. No, 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 aspetta che faccio uscire la cazzata. Dai, 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 sii serio. Per una volta che voglio essere serio nella mia vita. Ma non ho esperienza, non ho competenze. Perché quello che c'è adesso ce l'ha. E dimmi una cosa, come sei giunto a questa conclusione? È un incarico molto importante per me. Hai presente il presidente della regione, Oliver Polpo? E come no? Si dice che l'amante del presidente della Camera. La Laurie. Laurie, la Laurie. No, ma a parte questo, io a Polpo ho tolto parecchie castagne dal fuoco quando era segretario dell'allora ministro degli interni, attualmente presidente della Repubblica. Grazie a me ha evitato lo scandalo. Figurati che se la faceva contemporaneamente sia con la moglie del ministro delle infrastrutture sia con la moglie del ministro delle finanze. E adesso gli ho presentato il conto. Addirittura. E dimmi, quando dovrei diventare io presidente dei medici calabresi? A breve. A breve. Ascolta, a parte l'amicizia, ma come mai hai pensato proprio a me per questo incarico? Vuoi la verità? Sì. Vuoi proprio la verità? Preferisco che sia tu a diventare presidente e non quell'idiota di Aristide Cazzulla, che ce l'ho qua, vedi? Già per il semplice fatto che sia il figlioccio del cognato del papà dell'attuale ministro della sanità. Va bene, qua ho capito. È la seconda novità? La seconda novità è che mi voglio innamorare. Ancora? A 50 anni? Come 50 anni? Ancora ho i denti da latte. E di chi? Di una donna che dia senso di nuovo alla mia vita, che mi dia brio, mi dia nuove sensazioni. E cosa importante è che me la dia. Cosa che non sta facendo mia moglie. Che poi per giunta, molto probabilmente, sono pure cornuto. Mia figlia mi detesta. Ho avuto l'ennesimo avviso di garanzia per riciclaggio. Cosa vuoi di più dalla vita, dottor? Io non voglio niente. Però tu sei malato. Tu sei malato. E di che cosa? Di innamoramento, tu ti devi curare. Secondo me il malato sei tu.
Senti, adesso da fare, vai via per favore. Prego, avanti un altro. Buonasera. 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 E basta, basta, uno studio medico. Si sieda, signorina, mi dica. Buonasera. Buonasera. E basta, e che? Dunque, signorina, dai, non perdiamo tempo. Buonasera. Buonasera. Quell'incontro casuale fu per Razzo il classico colpo di fulmine a ciel sereno. Figuccia incontrerà così un gruppo di indiani, a sua insaputa banda di truffatori e millantatori. Se ne accorgerà drammaticamente per le sue finanze. No! Lo sapevo, proprio a me doveva succedere una cosa del genere. Che è successo? Che sono coglione, ecco che è successo. E questo lo sapevamo già, ma che è successo? Ci hanno truffato, a tutte e due. Ci hanno truffato? Chi? Ricordi quel numero dove io chiamavo, richiamavo, mi richiamavano e poi mi richiamavano un'altra volta? Ecco, mi risulti inesistente adesso, levate. Gli indiani? Gli indiani? Ma adesso come dobbiamo fare tutti quei soldi? Li dobbiamo restituire tutti quei soldi? Ma guarda che casino! Mai una gioia, la solita botta di culo! A proposito del culo, sai che forse... Culo? Sì, mi sa che l'ho perso. Cosa? Il portafoglio, l'ho perso. Il portafoglio, adesso anche il portafoglio. Guarda, mi verrebbe da dirti soltanto una cosa. Adesso sei un coglione senza portafogli e te la devi sbrigare da solo. Ciao. No, Erika, aspetta, ma risolviamo insieme. Aspetta, aspetta, è una cosa che... Ah, ma vattene a fanculo, va. Ecco qua. Lo sapevo, il portafogli l'ho perso e non lo ritrovo più. E i soldi per pagare l'hotel, che peraltro devo abbandonare tra un'ora e mezza, non ce li ho. Che cazzo devo fare? Papà, pensaci tu. Oddio, mi vibra. Non dico dove. Sì, pronto. Commissario, ha ritrovato il portafoglio? Ma che notiziona, arrivo subito. 10 minuti e sono da lei. Grazie, arrivederci. Erika, notiziona! Salve. Salve, facevo una passeggiata. Oh, che coincidenza, anche io stavo facendo una passeggiata. Bello il tramonto stasera, eh? Sì. Sì, si ricorda di me? Sì. Sì, lì dal dottore. Sì. Sì, ma tu solo sì sai dire? Ah, sì. Vabbè, ti va di fare una passeggiata così per conoscerci meglio? No. Lo vedi che sai dire anche no. Guarda, preferisco che prima ci sentiamo su Facebook, almeno ci conosciamo meglio. Ah, ti preferivo quando dicevi solo sì. Vabbè, allora ci vediamo su Facebook, eh? Va bene, ciao. Ah, scusa, come ti chiami? Rachel. Rachel, Rachel. Scusami, ma siccome sono un idiota, no? Come si scrive Rachel? Va bene, ho capito, ciao. Che coglione. Erbacco, arrivo. Lincolis. Signor Razzo, ma che piacere la vostra visita. Ma prego, si accomodi. Non si dica mai che io non faccio entrare donne in casa mia. Vostra figlia sta facendo grandi progressi, sta imparando alla perfezione, si sta mostrando una lieva provetto. Non son venuta per mia figlia. Mostrami la camera da letto. Quietati, femmina, c'è il cinegiornale. Non me ne frega del cinegiornale. Si quieti, signora Razzo, la prego! Dai, sono pieno di orificio! Dai, aiuto. Entra! Per tintiritino, no! Ora noi due. Beh,
Almeno qui Don Ciccio Balsamo non ci troverà mai e poi mai. E chi vuoi che ci trovi qua? Che fine di merda. Mamma mia, ma stai sempre a lamentarte. Soldi per pagare l'albergo non ce ne abbiamo. Quindi questa è l'unica soluzione. Ne hai di migliori? Non dico ne hai di migliori. Una soluzione. Dobbiamo trovare E che me giri? Di solito mi girano i coglioni. Ma te ce metti pure te. Una soluzione. Ho trovato. Aspettami qua. Adesso arrivo. E chi se muove? Ha voglia di sta qua ancora. Sì. Eccomi, che te ne pare? Ma dove vai conciata così? A cercare lavoro. Vestita così? Mi ha detto che avevamo bisogno di soldi. E mi pare giusto. Ciao caro, ci vediamo dopo. Buon lavoro! Che santa donna. Si adopra a risolvere i problemi coniugali. Però, mazza quanta grazia. Non ci avevo mai fatto caso. Che vuoi, in fondo, quando si desidera la donna d'altri? Alleluia! Era ora, ma non sei andata a cercare sto lavoro, a momenti è sera. Domattina partiamo. E sentiamo, dov'è che vorresti andare, su? Dove? Ce ne torniamo a Roma! A Roma? Ecco quali soldi? Con quali soldi? Sto, 300 euro, prendi. Oh, ma ne ha resi questi? Me l'hanno regalati alcuni camionisti. E come te l'hanno regalati alcuni camionisti? Vabbè, poco mi importa, fatto abbraccia, sono felice, sono felice. Oh, ma sti camionisti mi sa che ti sei magnati. Vaffanculo. Sì, ma niente, qualche cavillo burocratico, niente di che. Pomeriggio sarò a Roma. Sì, intorno alle 3. Sì. Ma che sarà mai? Preparami la matriciana. Come sai fare tu? Ma senz'altro. Te coccolerai il figlio tuo. Va bene, come vuoi tu, come vuoi tu. Amate, devo lasciare, ora non posso. Dio mio. Oh, giovanotto, anche lei sveglio di buon mattino. Ma niente, facevo due passi in questa splendida cornice. Sente che aria? Ah, bravo, bravo, se ne va a spasso? Che vabbè. Tutti i truffatori se ne vanno a spasso. Truffata? Ma io non l'ho mai truffata, Don Ciccio! Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Lei no, ma qualcuno ha tentato di truffarmi. Ah sì? E chi è? Chi è questo delinquente farabutto? Lei è stato ingenuo, ma i miei uomini tempestivamente hanno beccato quei farabutti e i soldi che le hanno rubato. Ah, ma li avete uccisi? Ma che uccisi? Si stanno godendo l'ebbrezza del mare. Ah, che meraviglia, il mare, la brezza, le uscite serali, estive. Che meraviglia, meraviglia, sì, Don Ciccio. Certo. Ma lei è un sant'uomo, Don Ciccio. Modestamente. Infatti ero venuto qua a rinnovare la sua amicizia e la mia stima nei suoi confronti, convinto che lei onorerà il suo debito. Debito? Ma che debito? Ma i soldi non gliel'hanno restituiti tutti. Lei dimentica. C'ha ragione, che sbadato, capoccia mia. Io la saluto. Mevier 5, Don Ciccio. Calmo. Non gli dia retta, non gli dia retta. Sai com'è? Quello è abituato a sparare subito. Però... Il mio non era un 5, ma è la richiesta della diaria di oggi, che è la quota che io mi prendo per uscire di casa e andare a trovare i miei clienti. Come fa a sapere che... Lei ha 300 euro? Ma come fa a saperlo, scusi? Ah, Don Ciccio sa sempre tutto. A Don Ciccio non sfugge nulla. Io ho poteri extrasensoriali. Ah, vabbè. Va bene, ok. Pronti per lei? Ma un piccolo sconticino? No. Con questo ci porto la mia spasimante a un bel ristorante. La voglio portare al Gambero Bianco. Lo conosce?
Ne ho sentito parlare. Ci porti la sua fidanzata. A proposito, dov'è la sua fidanzata? Niente, se sta sciacquegli a parmare. Che finezza. La saluto. Arrivederla, è stato un piacere. Anche per me. Un grande piacere. Dacci tu e le tue capacità extrasensoriali. Mammina, dicevamo? Sì, la matriciana. Hai visto dove t'ho portato, cara, eh? Da Tiffany. Un posto tranquillo e sereno. Ah, Ma cos'è? Non ti piace? È che mi aspettavo qualcosa più di lusso. Vabbè, ma il lusso non conta. Devi sapere che questo locale l'ho fatto ristrutturare io. Figurati che c'era una stalla prima. E poi del resto qua a San Sedere comandiamo io e il vescovo, non è che... Vedo che hai molte cose nelle mani. Sì. Ma tu non mangi? No, un leggero mal di stomaco. Ma è una cosa passeggera. Oh, scusa, ma le scorregge pesano? Credo di no. E allora mi sono cagato sotto. Guarda che bel panorama. Hai visto dove t'ho portato, eh? Sono piena come nuovo. Vabbè, ma con quest'aria fresca è l'ideale per smaltire. È l'aria fresca che dà questo effetto. Immagino la faccia di tuo fratello, se ci vedesse insieme. Guarda, in realtà dietro quell'aria padronale e arrogante c'è un uomo tenerissimo. E poi da quando è tornato a casa pieno di botte è cambiato tantissimo. Perché lo picchiavano? Sì, ma per sbaglio. Ah, per sbaglio pure. È successo nel 98 ed uscì sui giornali. Sentì di una vecchietta che gli avevano rubato il portafoglio con la pensione davanti alle poste. Lui rincorse un ragazzo di colore pensando che era un ladro, ma il ladro era un altro. E così arrivarono i figli e lo menarono. Ecco perché mio fratello è cambiato tantissimo. Sì, è cambiato tantissimo tuo fratello, guarda. Molto bello questo posto, un po' distante però da San Sedere. Sì, t'ho voluto portare qua, lontano da San Sedere, perché la gente mi avrebbe riconosciuto. E poi, sai, chiacchierici. Sì. Tutti cambiano nella vita. Anche io sono cambiato tantissimo. Quando ero piccolino sono stato chiuso nel collegio. I miei amichetti mi mettevano le orecchie d'asino, mi mettevano. Poi gli adulti invece mi picchiavano. Ne hai passati di tutti i colori. E non è tutto. Sono dovuto andare in Germania, sono scappato in Germania e ho dormito sotto i ponti. Mi sono dovuto anche prostituire. Con donne. Vabbè, questo è passato. Ma io ti trovo una bellissima persona. Più bella di quanto la gente non dice e di quanto tu non creda. L'importante è trovare se stessi. Sei tu, bellissima Rachele. Solo tu puoi aiutarmi. E perché proprio io? Dimmi la verità, Rachele. Ti stai innamorando di me. Ma io neanche ti conosco. Eppure a me sembra di conoscerti da una vita. Voglio mettere il mio cuore nelle tue mani, per fonderlo col tuo. Ma tu sei fuori. E con questo freddo, voglio dire. Ma che fai? Rachele, mi sono innamorato di te. Follemente innamorato di te. Forse è meglio se andiamo a casa. Dai, ci vuole il finale romantico. Andiamo. Ma se cambio mi dai un bacio? Andiamo a però, casa. Quell'innamoramento cambiò radicalmente la persona del sindaco Razzo, rendendolo tutto d'un tratto onesto come non lo era mai stato finora. In primis, sostituì tutti i quadri presenti nell'ufficio comunale con foto raffiguranti la sua amata Rachele. Grazie a lei ritornò ad avere le farfalle nello stomaco, addominali scolpiti nel suo immaginario e perenne alzabandiera, per poi assumere decisioni che nessuno si sarebbe mai aspettato. Rispedì al mittente don Alberto Giussani, fregandosene del potere della Chiesa e restituendo le tangenti al presidente dell'associazione per la costruzione della bocciofila. Come? Mi stai dicendo che il sindaco Razzo non ci vuole dare più l'autorizzazione per costruire su quel terreno? Così! E tu non hai fatto nulla!
Ho pregato. Hai pregato? Cosa hai pregato dopo tutto il bene che gli abbiamo fatto noi? Ce lo sta contraccambiando. Alzati, alzati e vai a pregare. Lì dentro. Adesso vado in Vaticano. E io? E tu al mio ritorno devo uscire, vai. Io vado dove mi suggerisce il Signore. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Romualdo, tanti auguri a te. Frate, e che hai combinato? E che ho combinato? Zio, ma cosa si dice in città, eh? E che si dice? Zio. No. Ma Ines dov'è? Mangiamoci sta torta, va, per favore. Beh, raga, che mi raccontate? Ditemi qualcosa, su. Zio, mi hanno dato questa per te da parte della reception. Una lettera. E di chi sarà mai? Oh, l'onorevole Giustiniano Pirullo, del Partito Democratico di destra e sinistra. Doppi auguri di buona guarigione e compleanno. Noi del partito siamo sempre dietro di lei, fino in fondo. È proprio così, questo partito è il migliore. Sì, è fatto di gente che sa stare vicino alle persone. Vero, sanno entrare dentro ogni persona. Pericle, Marco, Hermes ed Enea, vi devo parlare tutti e quattro. Marco Antonio, ancora qua. Dai, ti devo parlare. Siediti. E non qua, ma in un posto più pittoresco. Devo fare pensieri alti. I tuoi pensieri alti. Dai, muoviti, dai! Gli alti pensieri del razzo furono incentrati su molti punti. Parlarono con Pippetti su questioni comunali, sul potere di Don Ciccio Balsamo, sulla corruzione, sull'insoddisfazione familiare e sull'amore, annunciando a Pippetti l'intenzione di dimettersi da sindaco, ma fatto desistere da quest'ultimo per rimanere al suo posto, ma ormai Razzo era cambiato totalmente. Oh! Quasi vado a vedere nell'immondizia se trovo qualcosa, sai com'è a volte. Ma dove devi arrivare? Non ne vedo qua vicino, come minimo ti devi fare un chilometro prima di trovarle. Ma nemmeno buono per quello sei. Perché sei buona te, ma te sei vista, col culo arte, e zine mosce, pensa te. Ma che se magna la gente, pezzi de carta, ma è la crisi. Ma che è sta roba? Un biglietto. Lotteria d'aprile. Anveri, mo porto. Farò felice Erika. Eccime. Guarda qui che t'ho rimediato. Ci stanno anche briocine e cazzarini vari. Libera scelta. Io preferisco morire di fame, o meglio, potrò tornare dai camionisti. E perché? Che ho detto? Non mi lavo da giorni, puzzo come una capra. Non me dire. Brutta mignotta, fiera merda, vieni qua che te faccio nera stronza! Pericle, so che non ti saresti mai aspettato questa lettera dopo quello che è successo e in verità mi sento molto in colpa. Achille, come era logico, ha frainteso tutto, ma anche lui si sente in colpa ed è pronto ad accoglierti. Hai letto bene, accoglierti. Ti voglio da quando eri allievo di mio marito all'università. Vieni da me, fammi rivivere le stagioni dell'amore. Marianna.
Buongiorno. Buongiorno, Cocurocò. Che? Ispettore Alfredo Cocurocò, polizia. Siamo venuti a notificarle un ordine di arresto. Auguri. E il motivo? Ecco. Giusto due righe. Vabbè, salto la prefazione. Coccodè, che c'è scritto? Cocurocò. Corruzione. Falso in atto pubblico. Distrazione di fondi pubblici. E minacce. Chi? Alzo le mani. Ma guardate, io in questa storia di mazzette sono estraneo. Siamo sicuri? Forse. Sicuramente è tutta una combina del vescovo. Sì, e noi ci manda il Papa. Ecco, vede, quindi ho ragione. E questi due cretini chi sono? Questi due cretini sono della polizia, non vorrei dire... Siete venuti per arrestarlo, vero? Purtroppo sì. Che coglione! Ti fai arrestare qualche giorno prima del mio 18esimo! Mi fai schifo! Chi? Cucurucu. Posso andare in bagno, giusto due minuti? Certo, accompagnalo. Sindaco! Sindaco! Madonna mia! Oh mio Dio! Cucurucu! Cucurucu! A tutte le unità, dirigetevi verso la Calabria Nord. Marco Antonio Razzo è stato avvistato nelle zone di Sibari, intento a dirigersi verso la Puglia. Sembrerebbe intento a prendere una nave e fuggire verso la Turchia. Avvisate tutti i colleghi. Tanto continuano anche le ricerche, addirittura con l'ausilio di elicotteri del sindaco Marcantonio Razzo, che ieri pomeriggio, vistosi recapitare un ordine di arresto, è avventurosamente fuggito calandosi con una fuga. Finalmente l'hanno arrestato, sto maiale. Ti ricordi, tesoro, quanto abbiamo dovuto penare? Per la palestra, per lo studio, ogni raccomandazione era una mazzetta. Lo odio. Tu non eri amico suo. Io? Ma no. Amico delle stofanti. Ma se t'ho visto un sacco di volte con lui. Sarà stata una svista. Giuro che se venga a sapere che eri veramente suo amico ti prende a freccette ogni pomeriggio. Ma va, amico di quello. Assolutamente. Pronto, Pericle? Sono Razzo. Ascoltami, alle 11 di stamattina recati al comune con molta cautela, perché ci sarà il casino. Lì troverai un mio fidato dipendente, Roberto del Tuco Diafico, che ti darà una busta con tutte le istruzioni. Pronto? Ancora qui, Lippolis, a disturbare mentre io sono impegnatissimo con la mia circolare. Ancora a disturbare? Veramente è lei che mi ha fatto convocare? Perché ha detto di comunicarmi che a sua volta lei mi deve comunicare una sensazionale notizia giornalistica. E qual è questa notizia? L'arresto del sindaco Razzo? Lo sanno anche le pietre ormai. Assolutamente no, Lippolis. Lippolis! Legga qui, il quotidiano del Sud, a pagina 3. Posso accomodarmi? Si asseggiano. Pagina 3, vediamo questo articoletto. Il professore fascista del liceo, il liceo D'Annunzio di San Sedere, ha per protagonista le imprese didattiche neppure tanto degne di nota di un professore che crede di vivere negli anni 30, condizionando pesantemente nell'insegnamento e nella forma mentis la crescita dei ragazzi frequentanti il suddetto liceo, bla 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 bla. Giornaletto comunista! Ancora esistono questi pagliazzetti danzerini che scrivono amenità? E questo è quanto? E questo è quanto? E questo è grave, per Dio! È grave! E cosa mi dice di questo? Legga il Fatto Quotidiano a pagina 11. Il Fatto Quotidiano, pagina 11. Rigurgiti fascisti al liceo D'Annunzio. Chi ha scritto questo articoletto? Marco Travaglino. Chi è costui? Cosa fa per vivere? Scrive articoletti freelance? Uno dei maggiori giornalisti italiani. Non mi risulta, non lo conosco. E che mi dice del Corriere della Sera? Legga, pagina 19. Pagina 19. Il professore Lippolis e il fascismo. Si crede il duce o è forse l'incarnazione del duce stesso? Qui siamo all'assurdo giornalistico. Questa è una grave offesa. Querelerò il Corriere della Sera per diffamazione ai danni del duce. Di duce ce n'è soltanto uno.
Si rende conto che la magistratura potrebbe aprire un'inchiesta per questo? Me ne frego! Molti nemici, molto onore! Madonna, ma di questo passo dove andremo a finire? Preside, lei ha chiesto un professore in grado di disciplinare un'orda di barbari. Io ho reso quest'orda di barbari un insieme di ragazzi disciplinati in grado di vivere nella società moderna. Venga, le faccio vedere. Venga. Grazie Spanò, dia pure il riposo. Riposo! Seduti! Li hai visti? Vede che classe che l'ho fatto diventare? Tutta qui la classe. I migliori, quelli sopravvissuti al periodo. Essi mi fanno veramente emozionare. Tutto qui quello che sanno fare. Quello che sanno fare. Tutto qui. Ragazzi, chi siete voi? Aiuto, aiuto! Ma questo è un incubo, per Dio, è un incubo! Razzo. Volevo dirle che sono terribilmente dispiaciuto per ciò che le è successo e le sono sinceramente vicino. Razzo, anche se un padre pessimo come il suo è stato un pessimo esempio di vita per lei, io le posso garantire che le posso dare tutti gli indirizzi di vita che vuole. Professore. Razzo, le posso garantire che io l'ho presa a cuore e non l'abbandonerò mai. Professore. Razzo, io posso anche apparire terribile, ma il mio cuore è tenero come il burro. Professore. Ma io non sono dispiaciuta per mio padre, io sono dispiaciuta per lui, lo hanno appena ricoverato. Chi è? Il suo ragazzo? Ma non guarda, ascolta. Oh mio Dio. Portatemi i sali. Professore. Professore. Oh, ma che è successo? Ma io gli ho fatto ascoltare questo. Ma è Gigi d'Alessio? Ma sei stupido, non vedi che sei Gigi d'Alessio? Ma io lo so. Buongiorno. Buongiorno, graziosi bambinetti. Che cosa vi aggrada? Siamo venuti a consegnarle questa lettera. È la lettera del signor Razzo. Shh, non devi dirglielo. Dovete consegnarla direttamente a Rachele. Bambini, lasciate che di queste cose se ne occupino gli adulti. Rachele, porta i dolcetti a questi simpatici figli della lupa. Figlia della lupa sarei tu. E all'amor non si comanda. Bambini, volete che vi strappi di tini uno a uno e ci giochi a Shanghai? È incredibile, che pusillanime! Non si vergogna di utilizzare degli innocenti bambini per i suoi scopi. Cosa? Neanche con i bambini sei delicato. Mia amata sorella, cosa sono questi atteggiamenti nei confronti della persona di tuo fratello? E da quando conosci quel pusillanime di sindacello che stai assumendo questa sorta di ribellione nei miei confronti? Cosa mai ti abbia potuto dire per indurre il tuo cuore ad avere simile innamoramento e simile reazione nei miei confronti? Cara Rachele, come avrai saputo, sono stato colpito da una vicenda giudiziaria che mi ha costretto alla fuga. Tornerò per colpire chi mi ha pugnalato alle spalle e per avere il tuo cuore. Quel giorno, presso lo studio del dottor Pippetti, fosti il mio raggio di sole ed anche se sono nascosto in questo bidone delle milizie, so già che vincerò questa battaglia e tu sarai mia. Un bacio, dolcezza mia. Questo razzo è un incubo, per Dio. Che amarezza, eccellenza. Mai una gioia, mai una gioia. Come se non bastasse, dove ti dirigi con questa valigia? Me ne vado. Vai dove? Da quel mollusco? Vuoi essere la ragazza di quel mollusco? Preferisco andare da lui e non stare con te. Non mi hai mai permesso di essere me stessa. Ma cosa stai dicendo? Cosa sono questi atti di ribellione? Forza bambina, avanti. Vai a fare la cena che è già tardi.
Io non vado da nessuna parte. E va bene, vai pure da lui, tanto qui dovrei tornare. Io non torno da nessuna parte. Ah, ah. Ecco, questa è l'attività che fa il centro accoglienza. Dovrò parlare con chi dovere e trovarti una nuova occupazione. Vuoi una nuova dimostrazione? Ecco, ah, ah, maledetta, maledetta. Ci tenevi così tanto. Anche lei ti ha abbandonato. Sei tu la nostra unica forza. Il nostro nuovo sindaco. Dici veramente? Penso di sì. È la fine. È la fine. Non è mai finita se non lo vuole lui. Tu sarai il nuovo sindaco. Ne siete convinto, Eminenza? Sicurissimo se lo suggerisce lui. Fantasma di piccine. Preside, si svegli, ma quale fantasma? Sono io, si svegli. Oddio mio, piccine. Preside, non pianga, sono io. Ma dove sei stato tutto questo tempo? Quante cose sono cambiate qua. Ho visto, ma apriamo questa finestra, c'è pure il puzzo di fascismo. E qua c'è stato un professore, lasciamo per... Non ne parliamo, dai, lasciamo per... Ma dimmi, dove sei finito? Pensavo che ti avessero rapito. Che è successo? Ma qual è rapito? Ho avuto una crisi mistica. Sono stato in giro per il mondo alla ricerca del sole dell'avvenire. Però non l'ho ancora trovata. Bella questa penna, una Mont Blanc. Grazie, preside. Ma è l'unica che ho. Ma quello che è suo è mio. Quello che è mio è mio. Non sarei diventato mica comunista. No, comunista no. Più proletario. Andiamo che ti faccio vedere la classe come è diventata. Adesso che sei diventato più proletario, ti dimetterai lo stipendio, vero? Ah, no. Quello deve aumentare. Sono rimasto l'unico professore. La classe va rieducata. Vorrei dei ficus ai lati della scrivania, di Mogano alla sua scrivania. E un orologio da parete Armani, eh? Ordina tutto lei? Alla faccia del proletario. Ricordi quei giorni a Roma, quando ci siamo conosciuti? Merda sti capelli. È come se non mi ricordo, a voglia. È stato il meglio periodo della nostra vita. E chi se li scorda sti momenti, chi? Oh, ma che te fumi? Spegni! Ah, ma queste sono foglie di eucalipto arrotolate con dentro foglie di eucalipto sminuzzate. Qualcosa me la devo pure fumare, guarda qua. E mi pare giusto, no? Vabbè, sentiamo la radio un po' che dice, va. Tac! Buonasera signore e signori, eccoci qua con l'estrazione della lotteria di aprile. Woo! Io mi illudo un po'. Cominciamo con la ruota di Roma. Ecco a voi il primo estratto. È il numero 22. Ah, ma azzeccate il primo numero. Sì, vabbè. Un attimo di attesa signori, ed ecco che sta arrivando il secondo estratto. È il numero 6 signore e signori. Pure questo. Oh, ma devo svegliare. Figo. Avanti con il terzo. 78, signore e signori. 78? Oh, ma te vuoi svegliare? Stiamo a vincere. Ma che vuoi? Che vuoi? Avanti con il quarto. Ecco il quarto estratto. È il numero... È il numero 12! Ce l'ho. Oh, pure il 12. Ora si procede con ma il 112 ti chiamo io se non la smetti. Ma guarda... È il numero... Attesa cresce. Sì. Ed ecco a voi l'estratto. Il numero... È il numero... È il numero 5, signore e signori!
Ecco a voi il numero 5. Che? Ora abbiamo vinto. Con la prossima ruota. Che cosa? La ruota, guarda qua. 150 ecco milioni di euro. Ma io li darò a loro per farti il mettere 30. In carcere 150 perfetto milioni di euro, dai. Ma vattene a fanculo, va. Fammi uscire. Abbiamo vinto finalmente! Che meraviglia! La gioia tanto attesa, la gioia che tanto desideravamo! Oh, però svegliate! Che meraviglia! Balliamo, dove è andato, mo? Siamo la la la! Thank you! To leisure! Con il Q! In the Q! Vieni, cara, vieni! 5. Siamo ricchi! 150 milioni di euro! Figuccia! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Pepe, 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 pepe. Siamo ricchi! Giratondo, ok! Ma lei chi è? Era Lippolis, divenuto sindaco, che era stato prontamente avvisato da Don Ciccio Balsamo, dei cui poteri extrasensoriali ha già accennato in precedenza. Sono il sindaco Temistocle Lippolis. E che vuole, giusto? Ho grandi progetti per lei. E che progetti? Ci illumini. Un buon sindaco attua sempre tutto. Hai visto, Figuccia, anche il sindaco ha buoni progetti per noi. Che meraviglia, anche se mi sa un po' da inculata, Le cose sono andate così. La vincita di Figuccia è stata utilizzata da Lippolis per ripianare il dissestato bilancio comunale e per dar vita al tanto agognato e sognato resort a 4 stelle. Un'oasi affacciata sul mare cristallino della costa ionica che si sviluppa all'interno di una rigogliosa e stupenda vegetazione che lo caratterizza. Ovviamente il villaggio non fu frutto del solo Figuccia, ma fu costruito con l'accordo del sindaco Lippolis e dell'immancabile Don Ciccio Balsamo, che avrà il 99% dei profitti, mentre il Figuccio, ormai divenuto commendatore, ne è solo il prestanome. Bravo, idiota! Non solo non sei riuscito a pilotare quelle somme per l'elezione del sindaco. Sì, ma... Mi è stato eletto sindaco un resitato bellico fascista. Signore, ma io... Zitto, impedito! Ti manderemo a vendere le banane sulla spiaggia. Le banane? Le banane, no! Eh sì, mi sono ridotto a vendere banane qui in Brasile, mia moglie a fare il bagno a mare, e tutto perché? Perché mi sono fidato di un politico. Non fidarti del primo politico che capita, non asservirti al loro potere. Costruisci il tuo futuro con le tue mani. L'Italia ha bisogno di gente che costruisce il proprio futuro con le proprie mani. Io ci sto provando. Ehi amico, banana, banana, banana buona. Grazie. Banana, ecco. Buon banana. Banana. Buon appetito. Banana. Buon appetito. Buon appetito. Costruisci il tuo futuro con le tue mani. Sta venendo ancora bene, dai, un altro due. Ecco qua. Oddio, Temistocle! Ma no, ma chi è? Ma mia amata sorella, dunque pensavi che non sarei riuscito a trovarti neppure nelle placide e assolate spiagge del Brasile? Ti sbagliavi. Tuo fratello è qua e ti riporterà indietro in Italia assieme a quel malfattore, dove andrà spedito dritto nelle patrie galere. Là starà benissimo. Vieni, andare via. Aspetta, via. Scappiamo, scappiamo, ascoltami, scappiamo.
Dai, scappiamo! Oh, il nano! Lascia il nano, stare. La tela! Il nano! Andiamo via! Corri! Ora tocca. Questo è matto. Ma non avevamo concordato per le freccette. Sì, ma le persone cambiano. Erika, ma aspetta, ma non fare così, fammi spiegare. È stato tutto un equivocuolo, un misunderstanding. Erika, aspetta, Erika, ma li ha ammazzata, ma guarda tu a questa. Ma sì, ma che mi importa? Tanto sono proprietario di tutto questo ambaradam, posso pensare a questa. Chi è? Oasi dello Ionio, buongiorno. Signora Contessa, è lei? Buongiorno. No, ma niente di grave, cosette così. Vuole la suite? Senz'altro, mi dica i giorni e sarà tutta per lei, ci mancherebbe. Ma questo è niente, signora. Questo è proprio niente, signora, per quello che ha fatto lei per noi. Non dimenticherò mai l'appoggio di suo marito, il conte, per averci concesso il prestito per il subappalto dell'Oasi dello Ionio. Che meraviglia, lo tengo ancora qui con me in ufficio. Chi siete? Cosa volete? Andate via, chiamo la polizia. Veramente siamo noi la polizia. Maledetti, ve la inventate tutta voi extracomunitari per entrare nelle case degli italiani e derubarli. Andate via, in un centro accoglienza, o vi mando io a calci nel sedere. Assurdo, inaudito! Sì, 113, sono il sindaco. Vi segnalo la presenza di due cittadini extracomunitari che intendono entrare in casa mia probabilmente per derubarmi, spacciandosi per poliziotti, i quali dicono che sono venuti per arrestarmi. Sono venuti ad arrestarmi. Per la Madonna di Costantinopoli. Bene. Prego. Dunque siete venuti ad arrestarmi. Chi siete voi? Siamo della polizia antifascista. Polizia antifascista? Che cagate mai questa? I vostri nomi? Io sono l'ispettore Alfredo Cucurucù. Cucurucù, con questo cognome che fa? Mi prende per il culo? Magari. E lei? Sono l'ispettore Massimo Ingegno. Massimo Ingegno, andiamo bene. Prego, quali sono i reati per cui mi arrestate? Apologia del fascismo, lesioni, minacce e induzione alla violenza di minori. Qua. C'è altro? Allora, fermo, cretino, cosa fai? Due fascisti che si fingono antifascisti. Del resto siete espressione dell'italietta. Vuole il duce, ma non lo vuole ammettere. Questa è la chiara dimostrazione che trattasi di arresto politico, voluto dal CDDS. No. Vergogna. Vergogna. Del resto, Crasso uscì dalla sua tenda dall'accampamento con il mantello nero, simbolo di sventura, e fu fatta a pezzi dai persiani. E io indosso la maglietta rossa, simbolo dei comunisti, e pertanto vengo arrestato. Mai colore fu più presagio di sventura di questo. Allora, essendo chiaro arresto politico, voglio essere arrestato con i miei attributi da sindaco. Bene, permettetemi di congedarmi dalla mia folla adorante. Andiamo nel balcone della donanza. Vita Lippolis, vita! Dunque, avete visto? E questo vi sembra un sindaco da arrestare? Ho risanato il bilancio di San Sedere in un anno. In un anno ho avviato un'economia fiorente per la città e voi mi arrestate solo perché c'è un capriccio del PDDS. Sindaco, permetteteci di condividere le pene del calcio dei colleghi. Sì, permettetecelo. E sia. Sì.
Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera. Non bastava l'Ippolis, anzi no, l'Ippolis, pure lui ci si mette, dalla padella alla brace.